Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Rev Head, un gioco uscito nel 2017 che costa 20 euro. Io l'ho trovato assolutamente geniale ed è frutto della mia ricerca, insomma del mio scouting su Steam. Non fatevi ingannare e vi consiglio di seguire attentamente il video perché lo cominciamo dall'inizio. È un gioco che sto ancora scoprendo, quindi spinto dall'entusiasmo lo scopriremo insieme a voi. Insomma, ho già guardato un pochino l'inizio, seppure ci siano delle meccaniche semplificate da un lato, non è proprio così semplice. Che cosa facciamo in questo gioco? In questo gioco siamo un meccanico, vi salto tutto la nostra inizio, insomma il tutorial. Siamo indie, un principiante insomma, e abbiamo skill di meccanica, corsa e contrattazione. Abbiamo vari riconoscimenti di visita, oro, argento e bronzo, e un bilancio di $5,000 per cominciare. Il nostro zio ci invita in Australia, dove ha una officina ben avviata, e ci chiede di dargli una mano. Questo gioco mixa Car Mechanic Simulator, Car Dealer e volendo anche mai Summer Car, col fatto che possiamo andare in giro sia a piedi che in macchina. Che cosa dobbiamo fare? Skippiamo il tutorial immediatamente e il gioco comincia. E dobbiamo fare, vabbè, questo è stato annullato, dove ci insegna a iniziare con un'auto e dobbiamo battere un tempo. Allora, prima cosa che ci fa fare il gioco è una guida, però andiamo direttamente. Ok, dovremmo andare a fare almeno un giro di pista e quindi andiamo. No, qua vedete lo possiamo guidare, l'auto, la seguita con le frecce, è arcade la guida, ma pensate subito che se io vado e mi schianto addosso a quel palo rompo le componenti dell'auto. Pensate un po', questa è la mia officina, in qualsiasi momento posso premere e tornare al garage. Possiamo, vabbè, qua abbiamo il menu, il negozio, e volevo andare a farvi vedere quello che dobbiamo fare. Dobbiamo provare l'auto sul backyard, quindi andiamo subito al backyard. Qua abbiamo anche una mappa dove possiamo andare, vedete, a scegliere varie location, ve lo voglio far vedere meglio. Abbiamo la mappa con varie location, ne troveremo altre, troveremo varie piste, vari negozi dove potremo acquistare le cose. Ma voglio farvi vedere il backyard, perché il gioco ci fa subito guidare un'auto che ha determinate prestazioni. Si fa subito la sclaxonata all'inizio. Sul tachimetro vedete anche le marce, che si guida con le frecce e si cambia con shift e control. Ci fa fare dei giri di pista con un evidente comunque miglioramento da parte nostra, una volta che prenderemo confidenza col drifting, con il fatto di comunque andare di controsterzo, e faremo qualche giro e prenderemo confidenza con l'auto. Ci saranno poi gare anche contro altre auto dove dovremo fare attenzione a non danneggiare troppo l'auto. La riparazione dell'auto, seppur basilare, non è poi così basilare e ha quella macchinosità che io in questi giochi veramente gradisco, che mi fanno impazzire. Allora, intanto stiamo migliorando tanto, stiamo provando, il gioco ci sta dicendo guarda, provala, poi ti faccio vedere come cambia quando l'auto la migliori. Comunque abbiamo fatto un buon tempo, 27,78, non è ancora un tempo target, quindi dobbiamo impegnarci un attimino di più, cercando di sfruttare meglio. In basso a sinistra vedete la mappa, in alto a destra i tempi, e in alto a sinistra i giri che abbiamo fatto e il nostro appunto target di tempo che dobbiamo ottenere. Quindi bisogna andare comunque di scalata a fare dei buoni tempi. Ora, vediamo se... Ok, 27,36, ce l'abbiamo fatta, abbiamo battuto il tempo, quindi possiamo fare stop race. Ok, il gioco ci dice di tornare qui, dove abbiamo una serie di obiettivi. Dobbiamo sistemare il motore. Ora vi spiego come funziona. Qua abbiamo la possibilità di prendere, parlando con lo zio, di ottenere dei lavori per guadagnare due soldi, perché se disfiamo la macchina e non abbiamo più soldi, facciamo dei lavoretti e ripariamo auto per altri e dovremmo tornare in bolla. Mentre premendo questo tasto qui abbiamo la possibilità, questo ci fa vedere il nostro inventario con tutti i pezzi da cambiare, il giornale lo vediamo dopo. Qua si apre, premendo sulla chiave inglese cacciavite, si apre questo pannello qua, dove possiamo andare a fare varie cose. Io partirei già a ruota libera, ma voglio farle insieme a voi. The engine e il carburatore. Quindi
la mettiamo sul ponte, vedete che le sospensioni sono fatte benissimo, e andiamo a vedere tutte le parti. Bisogna cliccare con precisione, qui non si può zoomare, mi pare, almeno da quanto ho visto. Clicchiamo sul motore, che è quello rosso, viene selezionato, vedete, e abbiamo il motore. Il motore va riparato. Abbiamo questo motore qui che possiamo decidere di rimuovere, e il motore è composto da tutte queste parti qui, che sono messe nuove e comunque in stato buono. Premendo fix ci scala $470 e ripariamo il motore, vedete, immediato, ma non è così semplice. Dobbiamo riparare anche il carburatore. Io intanto ho dei disturbi nel microfono e non capirò mai che cos'è. Clicchiamo sul filtro dell'aria, rimuoviamo il filtro dell'aria e accediamo al carburatore, che è questo qui, che necessita di riparazione. Clicco su questo, il filtro dell'aria è vuoto, devo metterlo, ma... prima di tutto vedete che qua c'è il carburatore, dobbiamo ripararlo, quindi possiamo rimuoverlo, non ha senso, lo fissiamo con $28. Clicchiamo sul filtro dell'aria, ne abbiamo uno in inventario, ne montiamo uno nuovo. Install. E a questo punto anche il secondo punto è pronto. Ora inizia la cosa un po' più complicata. Dobbiamo cambiare le gomme. Le gomme le dobbiamo cambiare prendendole, possibilmente ho scoperto per il tutorial, non possiamo prendere dimensioni diverse. Calcolate che lo sviluppatore mi dice... puoi montare un'auto perfetta, ma un'auto completamente sbagliata. Il gioco, la maggior parte delle volte, a parte incompatibilità, non te lo dirà. Quindi puoi montare gomme anche di dimensioni diverse, ovviamente non tiene la strada alla macchina. E soprattutto mi dice, fatti una macchina che va bene e poi modificala solo allora. E questo mi ha intrigato come discorso. Dobbiamo montare delle 225/60/16 come gomme. Quindi in questo caso prendiamo il giornale. Il giornale, vedete, ci vende delle auto quando avremo modo di... comprare e decidere cosa fare. Possiamo prenderle incidentate, possiamo prenderle nuove, usate. Se non ci soddisfa quello che troviamo qui, compriamo un altro giornale. Poi avremo un tot di tempo di cooldown prima di poterne spendere altri $2 per comprare un'altra rivista. Ma andiamo sulla pagina, quella che sembra quella degli annunci. In realtà dobbiamo andare a comprare delle gomme. Quindi andiamo su Tire, il gioco è in inglese ma è fattibile. Dobbiamo comprare 225/60/16, però da off-road, quindi le slick sono da pista. Da strada dobbiamo comprarle off road, quindi off road 225, vediamo se c'è qualcosa. 205, non c'è nulla, compriamo un altro giornale. Vedete che ce le segna col punto qui, c'è un aiuto, insomma. Nuove gomme, nuove da off road 225/60/16, le compro. A questo punto dobbiamo smontare dal cerchio, perché non abbiamo i cerchi, non abbiamo i rim. Clicco sulla gomma e ci dice ok, acciaio 225/16. Clicchiamo sulla gomma, rimuovo la gomma e ho solo il cerchio. A questo punto clicco di nuovo sulla gomma e vedete che qua ho le gomme off road, quindi clicco sulla prima gomma off road e gliela monto. Installa e vedete che la gomma è già è cambiata. Infatti se io clicco qui posso andare a no, non qui, posso rimuovere l'intera gomma, rimontarla e vedrò sul rim, vedete che c'è la gomma da off road, installiamola. Ok, facciamo la stessa cosa anche con le altre, quindi rimuovo la singola gomma e ne installo una off road, installo il tutto, faccio la stessa cosa anche con le altre, quindi rimuovo il copertone, insomma lo pneumatico, installo il nuovo e faccio la stessa cosa anche su questo, rimuovo e installo l'ultima off road. Quindi abbiamo un container di gomme normali da strada da poter montare in futuro. Fatto questo, ci dà completato anche questo, dobbiamo acquistare e montare un 20 mm front sway bar, che è questa, che ci cambia la tenuta di strada. Quindi andiamo a vedere di comprarne una ed è divisa in sway bar, vedete, new front sway bar 20 mm, la compriamo. La compro, vado a cliccare sul pezzo, la smonto. E poi vedete che compare un puntino rosso che ci dice che qui manca qualcosa. Clicco e posso montare una delle due col vario, il brand e il valore, lo status. Monto la 20 mm che mi cambia comunque la distanza delle gomme e la stabilizzazione dell'auto. Quindi adesso cerchiamo di capirci di più andando avanti col tutorial. Dobbiamo settare la pressione delle gomme da 2,2 a 2,8 bar. Quindi in questo caso tiriamo giù la macchina dal ponte. In questo caso ricompare tutto il telaio che era sparito per farci vedere il contenuto e andiamo sulle gomme. Le gomme le dobbiamo mettere da 2,2 a 2,8. Proviamo a metterle così, dovrebbe bastare, credo.
Dobbiamo settare anche l'ignition timing, quindi la carburazione. Ma prima sappiate che potete lavarla, potete riempire l'acqua, qua si può solo riempire, non togliere, l'olio, potete scegliere il tipo di olio e, oppure abboccarlo se ha mangiato olio, ma non potete toglierlo, farlo andare senza olio. Senza olio ci va se non curate questa manutenzione. Abbiamo anche il fuel, possiamo andare ad aumentare anche il fuel, potete anche farvi le sfide, diciamo, a tempo, riempiendola al minimo. E calcolate che sulla pista ci possiamo andare sia andandoci in macchina, pagando per la mappa, sia cliccando, poi ovviamente recandoci già sul posto. Si va a metterla in timing, questa è una funzione che mi ha un po' deluso perché mi aspettavo qualcosa di più profondo, però tant'è, l'accendiamo, sentite che va il motore. Tra l'altro, se la configurate male, lo sentirete anche, dovete star lì a sentire proprio gli scricchioli della macchina, i rantoli del motore. In questo caso si va a metterla in bolla, perfetto, così è a posto. Ok, ora abbiamo 3 giri da fare e il tempo da battere. Dobbiamo vincere il Project Reward, quindi dei soldi, sono, dovrebbero essere $5,000. L'andiamo a guidare e vediamo se effettivamente ha una tenuta di strada un po' diversa. Poi io l'ho già fatto, quindi probabilmente lo percepisco meglio. Ha molta più tenuta di strada, le gomme da off-road si sentono perché slitta molto meno, e ha comunque più grip sulla sabbia. Qua faccio un curvone così, scalo e riprendo. È molto arcade, ma rende l'idea. Non vedo l'ora di fare anche le gare con altri avversari, insomma. Sto già migliorando tanto, il mio obiettivo è sempre 27,5, però abbiamo 3 giri, quindi non possiamo mollare prima di aver fatto almeno 3 giri. Questo mi sa che è un bel giro. 26,6, sì. Poi potete anche, nel mentre proseguite con le missioni, potete anche decidere di andare a fare una scommessa. Quindi potete andare sulla pista, scommettere $2,000 di fare almeno il tempo bronzo, il tempo argento, il tempo oro. Io l'ho fatto, ho perso i soldi, perché non avevo una macchina minimamente pronta. Se calcolate che questa pista, per fare l'oro, dovete fare 21 secondi. E 21 secondi con quest'auto, con questo settaggio, non lo fate. Comunque, abbiamo battuto il tempo in un giro su 3, il primo, tra l'altro, che abbiamo fatto bene. No, il lap 2, il secondo giro. Il primo siamo partiti da fermi, il secondo abbiamo perso tempo, però ce l'abbiamo fatta e abbiamo sbloccato quello che dovevamo sbloccare. Quindi, insomma, è andata di lusso, direi. Si torna indietro e ora veniamo messi in 10.000, mi ha dato 10.000, non 5.000, 10.000. Ok. Ok, ora è una perfetta auto da corsa. In realtà ora possiamo scegliere noi che cosa fare, perché comunque possiamo chiedergli dei lavori, quindi come possiamo fare dei soldi? Sì, dammi la macchina, sistema quest'auto e torna da me quando è tutto a posto. Quindi gli possiamo dare un'occhiata, quindi lavoriamo come meccanici e non come piloti. Quindi diamo un'occhiata all'auto e vediamo un attimino lo stato del motore. Vediamo. Il filtro dell'olio lo rimuoviamo. Il motore, non saprei dire, però il filtro dell'olio lo andiamo a comprare. Quindi prendiamo un giornale e andiamo a vedere se c'è qualcosa, non mi ricordo più dov'è. Mannaggia. Non c'è neanche una ricerca qui, quindi bisogna vedere filter. New filter for Camira. Che auto è questa, tra l'altro? Customer car, Zara, customer name, customer Panania, ok. Dobbiamo trovare un motore, un filtro per quell'auto lì. Ci sono 10 auto e più di 500 parti. Panania, nuovo filtro dell'aria, 165. Mannaggia se costa un filtro dell'olio. Vabbè, andiamo a cliccare qua, lo montiamo. Mannaggia, compatibile oil filter? Perché non me lo dà? Non l'ho comprato. Ho comprato l'olio sbagliato. New, e il filtro dell'aria, ho preso quello sportivo. Speriamo sia danneggiato anche quello, perché... Camira... no, Panania non ho niente. Oil filter non l'abbiamo, dobbiamo comprare una nuova rivista.
Hai il filter, ho il filter, ho il filter. Credo sia universale questo, infatti costa poco. Infatti ho sbagliato, ma va bene. Montiamo l'olio, il filtro dell'olio, installa. E questo è a posto, il motore mi sembra in buone condizioni. Dovessimo ripararlo tutto 6.000 dollari, ma direi che non è il caso di spenderli, perché il cliente ha un budget di 6.000, quindi direi che il motore va bene. Ah, mannaggia, l'ignition, l'iniezione con 107 dollari senza doverla cambiare, l'impianto elettrico glielo sistemiamo con 107 dollari. E direi che a questo punto è tutto più o meno a posto per quanto riguarda il motore. Diamo un'occhiata alle sospensioni, nuova, non abbiamo nulla da fare. L'altra sospensione mi sembra nuova. I fari alogeni 28 glieli facciamo, tanto io sono andato a sbattere e non andavano più. È stato veramente bellissimo il fatto che non mi illuminava più la strada. Guardiamo il filtro dell'aria. Air filter, remove, vediamo qua. Air filter è nuovo 100%. Quindi, gli monto un filtro dell'aria sportivo. Installa, sì, vabbè, gliel'ho installato. La batteria va bene. Non so, adesso il cruscotto direi che funziona. Diamo un'occhiata magari anche a, non so, posso anche cliccare sull'alettone, ma status good, sospensioni status nuovo, sospensione di là nuova, guardiamo l'albero di trasmissione è nuovo, la marmita, l'impianto di scarico è nuovo, il 97%, guardiamo tutto il tubo di scarico, l'impianto è buono, le gomme sono nuove, non vado neanche a guardare le altre. Impianto qua di sospensione nuovo, quindi il radiatore è nuovo, quindi secondo me non c'è altro da fare. Vediamo il fuse box, il box dei fusibili, va tutto bene, credo sia a posto, non credo ci sia altro da fare. Questo l'abbiamo appena cambiato, quindi direi che diamo un'occhiatina adesso il timing. Allora, diamo un'occhiata alla benzina, ma quello non è un problema nostro. La pressione delle gomme mi sembra buona, gli diamo una gonfiatina. La pressione dell'olio ce n'è poco, quindi gli facciamo un rabbocco. L'acqua è ok, gli diamo una lavatina. La batteria è carica, gli diamo una caricata di più. La mettiamo in moto. Non si sente molto perché c'è la musica. Non parte perché? C'è qualcosa che non va. Quindi non abbiamo. È intrigante anche questo aspetto qui. Cioè, da vedere ce n'è veramente a pacchi. Quindi mi piace, mi piace. Allora, il motore. Burnout è rotto. Ok, bastava leggerlo qua in alto, non l'avevo visto. Fix il motore. Con tutte le altre parti che le abbiamo cambiato, direi che. A questo punto dovrebbe accendersi. Sì, eccolo che si sente. Infatti, ho detto prima la musica, ma in realtà non partiva. Ora, col motore acceso, lo abbassiamo. Ah, ma c'era scritto. Ok. Lo mettiamo in timing, giusto? Perché fa fumo. Ok, così dovrebbe essere a posto. Possiamo che ripitturargli la macchina, ma direi che siamo a posto. Riparliamo lo zio. Ho finito. Non hai fissato l'auto. Cos'è che non ho fatto? Cosa c'è ancora che non funziona? Non gli piace il filtro dell'aria che gli ho messo? Ho spento l'auto. Filter air. Qua si può dividere per categorie in base a quello che abbiamo. Installa. No, dice che c'è ancora qualcosa che non va. Diamo un'occhiata. Questo è nuovo. Il volante è nuovo. Il quadro strumenti è nuovo, diamo un'occhiata a tutto a questo punto, anche questa barra qua in alto, nuova. Il radiatore ben detto è nuovo, sì. Sospensioni good, sospensione new, questa è nuova, quest'altra è nuova, vediamo dietro, good, new,
Scusate, ma a sto punto facciamo fix. Mi sa che la fallirò questa. Allora, vediamo un po'. Good anche questo, che è il differenziale, il blocco del differenziale. Vediamo le luci dietro. Nuova. Nuova. Ma questa barra qui forse? Good. No, mi sembra tutto a posto. L'alettone è buono. Il telaio non me lo fa cliccare. Vediamo se il sistema qui è buono. Il fusebox l'abbiamo già visto. Tutto a posto sembrerebbe essere, però. Ignition è nuova. Facciamo una cosa. Dai la belt, la cinghia, la pompa dell'acqua. Bello che non ci dice niente, cioè non ci dice dove cliccare, cioè bisogna andare a vedere nel collettore di scarico. È buono perché è nuovo. Riproviamo a smontare questo, anche voglio dare un'occhiata al carburatore. È nuovo anche lui. Posso rimuovere il carburatore. Ah, ok, dice non fare cavolate, non ti serve smontarlo, va bene, è il nostro zio che ci controlla. Ma secondo me la macchina funziona. Cioè, non mi pare che abbia qualche problema. Comunque, al massimo rifiutiamo il lavoro e vediamo. Però, l'olio è a posto, l'acqua è a posto. L'abbiamo lavata. Ah, qua bisogna riparare il corpo della macchina. Ah, non ha abbastanza soldi per questo. L'abbiamo messa in bolla con il tutto. Quello lì. Va bene, niente. Ok. Niente. No, non voglio sollevarla, mannaggia. Vabbè, non ho neanche guardato tutte le gomme, ma comunque il cliente non ha più un soldo, quindi andiamo a fare altro, andiamo a vedere un attimo adesso come si gioca. Ho finito, non ho tempo e quando avremo tempo lo faremo. Infatti abbiamo parcheggiato le auto da un'altra parte. Infatti poi volendo si può camminare con lo shift, scusate, con le frecce. E questo non so chi sia, se è nostro zio così, ma si può camminare e andare in giro per la mappa usando le indicazioni che ci danno. Possiamo andare allo store con i DLC, mentre Garage ci riporta in Garage. Questo è zio. Possiamo anche andare a prendere nel parcheggio la nostra auto, venderla, guidarla, farla trainare. Noi scegliamo di guidarla. Vedete che possiamo andare dove vogliamo. Innestando la marcia si possono accendere e spegnere le luci. E qui c'è il backyard dove si può entrare e fare prove. Mentre andando da altre parti si può raggiungere nuovi circuiti e nuove. Fare un freno a mano. Si possono raggiungere nuovi posti. Questo è il parcheggio dove abbiamo lasciato l'auto. Appena entriamo, vediamo che ce la rimette qui. Torniamo in officina e qua possiamo andare a vedere il nostro stato, la nostra esperienza, andare a vedere il nostro inventario, come avevo detto, e vedere se abbiamo nuove missioni da fare, ma in questo caso non ce ne sono. Il cliente l'abbiamo perso ormai. Possiamo decidere di metterci lì e andare a fare qualche obiettivo, credo, perché credo sia abbastanza semplice. Prendendo un'auto, andando in officina, si può fargli il pieno o levargli benzina, guidarla, ma non voglio. Ok, la mettiamo qui e vedete che abbiamo il Charles Garage, abbiamo varie mappe che si possono andare a scoprire andando in giro. Si può andare al backyard dove si può fare pratica, si può fare il time trial scommettendo appunto. Si può andare poi su altri circuiti che si scopriranno andando avanti con l'esplorazione. Infatti qua c'è un punto di interesse, qua c'è un altro, la contea di Yajin, qua c'è un altro circuito. Sono questi due posti al momento.
con anche delle zone che devo ancora scoprire. Anzi, magari prendiamo la strada e andiamo a vedere quei negozi che cosa vendono, se magari c'è modo di capire. Allora, accelero e vado. Un negozio lo dava qua, perché voglio scoprire se effettivamente al motel poi si può. Sì, al motel si può andare perché se è notte e non vogliamo girare di notte, qui c'è il pub. E qua ci sono dei negozi che voglio capire che cosa fanno. Perché mi fermo qui. Ah, ok. Voglio acquistare delle gomme complete o acquistare delle gomme e mi dà. Ah, ma interessante la cosa. Cioè, invece che andare a comprare dal giornale, possiamo andare a comprare da qui. Poi con il WPSD ci possiamo guardare intorno. Voglio vedere se si può anche. Ovviamente, adesso io non salverò questa partita perché. Autoparts. Ok, apre dalle 6 alle 6. Hot up my car. Solito non vendo. Ok, dice di andare da un'altra parte. Qua invece ci vende delle parti. Questo è il catalogo che si può sfogliare. Vedete che ci sono le varie parti per le varie auto con le varie componenti. Invece che ordinarle dalla rivista, si vanno a ordinare qua. Voglio vedere anche se c'è il pub attivo. È interessante come cosa. Questo è molto interessante. Questo invece cos'è? Fatemi vedere. Ah, vendono un garage nuovo qua. Possiamo comprarne uno nuovo? Ah, per avere un parcheggio supplementare. Ok. Metto la retro. Guardo indietro. Rimetto la prima. No. Ok. Al pub non so cosa serva. Ci proviamo a fermare anche qui. Non so se partirà qualcosa. O è solo di bellezza. Vabbè. Niente. E l'altra cosa interessante è che se noi facciamo i pirloni e rompiamo la macchina, ce la dobbiamo far portare a casa. Cioè, nelle sue semplificazioni, il gioco non è assolutamente male. Perché comunque vi dà, anche se è un click e cambia. Il motore si danneggia adesso fino a un certo punto a livello visivo, ma a livello di rottura. Voglio provare. No, no, non voglio fare benzina. Il motore è praticamente andato. Ok, torniamo in garage. L'auto è qui. Se la mettiamo sul ponte, vedremo un disastro. Cioè, abbiamo 14.000 ottenuti facendo la quest, ma il motore è nuovo, ma allo starter è andato. A livello di carrozzeria, se la riabbassiamo. Adesso il motore non parte. Ah, infatti non parte. Se la riabbassiamo, andiamo a sistemare, a fissare la carrozzeria. Ci costa 2.000 dollari solo di quello. Cioè, noi paghiamo, ripariamo. Il timing è a posto. No. Sì, non. Ok. L'acqua è a posto, l'olio è a posto. Benzina ce n'è, però ecco, possiamo andare a metterci a posto più auto, possiamo andare a farci le gare anche con altra gente, adesso dovrò capire un attimino esplorando un po', ma ovviamente, no, qua mi dice c'è questo, ma non so cosa sia, dovrei andare su. Anzi, ve lo faccio come ultima cosa. Abbiamo l'auto che parte. Vediamo se parte, ma non sono sicuro che parta. Sì, funziona. No. No, il motore è andato, quindi niente. Volevo vedere solo rapidamente. Ah, lo starter è vero. Lo starter è partito, è vero. Solo quello, spero. Ripara. La drive belt. Ok, c'è, funziona bene. Vediamo se le altre parti. Lo starter, fissalo, tanto ci costa niente. Buono, buono, dovrebbe andare adesso la macchina. La riabbassiamo e proviamo ad andare a vedere che cos'è quel punto di domanda là in fondo. Vediamo se parte adesso, se no,
ce lo teniamo per una live. No, funziona. Possiamo andare ad acquistarci tutte le auto che vogliamo, decidere se vale la pena sistemarla, se vale la pena tenerla, diciamo, magari comprarla nuova. Vediamo cosa c'è di qua, esploriamo un po'. Deserto. No, non ho ben capito dove va sto cartello. Raceway Park. Vediamo un po'. Fatemi vedere dietro. No, nel deserto io non ci voglio andare. Diciamo che al momento tra quelli che ho provato è decisamente meglio di My Garage, ad esempio. Ma anche come Car Dealer Simulator, che sembra non gli dai 2 lire, ma in realtà è figo. Vorrei sapere dov'è il... Non ci sono altre auto, quindi siamo solo noi nel mondo. Fare attenzione a non schiantarmi. Vediamo se troviamo qualche circuito vagando qua per la città. Sto vagando in seconda a fondo scala. Abbiamo anche la quarta. Calo in terza. Intanto il limite qua è 100. Siamo a 120. Vediamo un attimo cosa c'è. C'è un circuito. Cos'è questo? Raceway Park. Ok. Se vuoi gareggiare vai qui. Ah, ok, abbiamo scoperto un nuovo posto. È chiuso. Perché è chiuso? Intanto vedete che la nostra guida sconsiderata ci ha portato a un surriscaldamento dell'acqua del motore. Infatti vedete che c'è la spia qua. Vabbè, torniamo al garage e vediamo se la mappa si è completata. E abbiamo... è chiuso. Al momento è chiuso. E tra l'altro il motore sta andando a fuoco, quindi... Abbiamo già visto una notevole quantità di problemi che si possono riscontrare in un gioco che solo apparentemente è così semplice. 19,99, se siete dei fan di giochi di questo tipo, 1000 volte sì, consigliato. Fatemi sapere cosa ne pensate e sicuramente lo porteremo live prima o poi. Ringrazio ancora lo sviluppatore che si è dimostrato davvero molto contento del mio interesse e contento del mio trascorso su giochi di questo tipo. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!